a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Allora, oggi, ovviamente essendo martedì, vedrete un nuovo video per quanto riguarda le Makeup Angels. Ma questa volta abbiamo, diciamo, esagerato perché faremo come si dice, queste challenge che vanno in giro ultimamente. Noi l'abbiamo visto da Carmi Mua, quindi io lo saluto se per caso passa nelle vie del mio canale, quindi lo saluto. Abbiamo visto quello che aveva fatto lui, ci è divertito tantissimo e quindi abbiamo diciamo, deciso di farlo simile al suo. Quindi ognuna di noi ha il compito di descrivere questo make-up alle altre make-up angels. Quindi per me mi è capitata la Lizzy, quindi saluto Betty e non vedo l'ora di vedere il suo perché è stata il trucco gliel'ho scelto io, quindi gli ho mandato i messaggi vocali, quindi non vedo l'ora di vedere cosa ha combinato lei. Betty lo farà a Fabiana e Fabiana lo sta facendo a me. Quindi io direi di andare a leggere il primo. Ho una paura. Il primo vocale, aspettate che la cerco, Lizzy. Allora, il primo vocale per quanto riguarda questo make-up. Allora, aspettate perché mi ha scritto audio 1, audio 2. Allora, ascoltiamo cosa dice la Lizzy. Vi metterò vicino al microfono così ascolterete anche voi. Bella signora, sono Alizi. Allora, cominciamo. Preparati psicologicamente perché questa sarà la prima volta che mi fai delle belle sopracciglia super iper definite. Ovviamente mi sfumi un po' nella parte anteriore perché altrimenti sei po'. Quindi mi raccomando, preparati pomeriggio, matita. Per quanto riguarda gli occhi, come transition color mi parti con un bel rosa corallo fluo molto acceso. Poi me lo intensifichi con un fucsia e poi me lo vai a intensificare ulteriormente proprio nella piega con un bel viola power scuro che mi vai a portare anche nell'angolo esterno dell'occhio, quindi per dare intensità alla parte esterna dell'occhio sfumandola assieme al fucsia. Poi cut crease, che mi parte dal dotto lacrimale con un celeste acqua, bello acceso, luminosissimo, glitterato, yeah, shimmer totale, che arriva fino a un terzo. Poi un verde erba chiaro, ma comunque sempre accesissimo, super power shimmer. E successivamente un color verde petrolio, un bel teal sempre acceso, luminosissimo e shimmer, che poi vai a sfumare e a fondere con il viola che è usato per intensificare la parte esterna dell'occhio. Nella rima ciliare inferiore invece mi parti dall'angolo esterno e mi arrivi fino a metà, sempre con questo verde petrolio teal, e poi da metà fino al dotto lacrimale fai con il celeste acqua. Invece, come punto luce proprio nell'angolo interno dell'occhio, mi vai a usare un colore luminoso olografico, quindi via la palette di Kat Von D, l'Alchemy, e utilizza quello blu che sta nella palette. Non so. Ovviamente ci ha finte, tesoro, che se vedano e te sei salvata perché non c'è stato l'eyeliner. Allora, io direi di chiudere qui il video. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo. Allora, perché le ciglia finte? Perché le sopracciglia io ce l'ho bellissime, perché le devo fare? Allora, vado a racimolare tutto quello che mi ha chiesto la Lizzy e ci vediamo tra un pochettino. Vado a piangere da sola. Ciao!
Allora, ho cercato di racimolare qualche cosa e in più mi sono scritta alcuni passaggi perché sennò non ci capisco niente. Allora, come lei mi ha detto di fare le sopracciglia, io ho trovato questo rimasuglio di Essence, che non so sinceramente il perché l'ho comprato. E quindi utilizzerò questo, ma ovviamente non vi aspettate niente di che perché io non le faccio mai le sopracciglia perché io già ce l'ho, diciamo, definite di mio, va. Quindi cercherò di riempire cioè le parti vuote. In caso alcuni passaggi ve li velocizzo perché ovviamente non è che dice c'è qualcosa da guardare per quanto riguarda le mie sopraccigliozze. Allora, è questo per quanto riguarda le sopracciglia. Andiamo a fare, prenderò un pennellino perché dobbiamo fare la transition con il color corallo. Io come corallo ho trovato solo questo, che è della palettina Obsession, e sarebbe questo colore qua, perché ho notato che nella mia makeup collection io non ho un color corallo. Lei cosa mi sceglie il color corallo? Disgraziata. E quindi andiamo a mettere questo color corallo. Vediamo un po'. Se magari trovo i pennelli, erano nascosti. Allora, iniziamo a mettere il color corallo. Io lo volevo mettere nella piega, ma a prendere il color corallo. Lei dice di metterlo nella transition, quindi lasciando l'occhio aperto, questa è la transition, giusto? Andiamo a mettere sto corallo. In caso velocizziamo, eh? Poi lei dice, mi sono scritta le cose ovviamente, allora lei dice rosa corallo, sì, per la transizione l'ho fatto, poi devo intensificarlo con il fucsia, quindi devo fare sempre la transition, però questa volta con un fucsia. Quindi il fucsia io lo prenderò dalla palettina di Jeffree Star, la Beauty Killer, e più fucsia di questo, sinceramente. E la utilizzerò sempre, scusate che pulisco un po' il pennello, la utilizzerò sempre con questo pennello e quindi andiamo a vedere come transition, quindi accentuo qui il colore. Devo dire il fucsia a me piace. Forse il corallo è un colore che a me non piace, sapete? Infatti, cioè, ho trovato questa palettina, ma così per caso, perché questo colore sinceramente non l'avevo mai utilizzato. Neanche la palettina avevo utilizzato perché stavo cercando di fare un video proprio con quella, invece, vedete? Casi della vita. Questa è una dura prova, sinceramente, perché una cosa è che ti dico anche il colore da mettere e tutto, una cosa invece che con gli audio tu pensi a determinati colori e poi nella foto te ne escono altri. Speriamo, io sono sicura che non sarà mai uguale a quello che
anche quando faccio i video tipo che copio qualche trucco di qualche youtuber americano e tutto, non mi viene mai uguale, mai, mai, mai. Anzi, devo provare a fare un video copiando i make-up di Fabiana e di Betty. Vediamo come vengono. Allora, abbiamo messo il fucsia. Poi mi dice di... Io ciecata. Allora, intensificare con un fucsia l'abbiamo fatto. Poi mi dice che nella piega devo mettere il viola molto scuro. Un viola molto scuro e io ho scelto questo qui di Mulac. E il viola molto scuro lo devo mettere nella piega fino all'angolo esterno dell'occhio, quindi qui. Allora, come viola io ho scelto questo perché lei mi ha detto un viola scuro, perché all'inizio avevo preso un viola più chiaro, ma guardando e riascoltando di nuovo quello che ha detto, ci vuole quello scuro. E quindi utilizziamo anche di nuovo questo pennello mentre ci siamo. Aiuto. Io ho paura, credetemi, ho paura di quello che sto combinando. Allora, ha detto nella piega fino all'angolo esterno, quindi qua. Forse dovevo prendere un pennello più piccolo, mi conviene un pennello più piccolo. Quindi lo devo mettere qua e nella piega. Quindi adesso appoggio la palettina e vediamo di fare qualcosa. Andiamo avanti e lei dice di fare una cut crease, quindi la cut crease la devo fare cut crease, quindi fino alla fine. Quindi devo fare una cut crease abbastanza grande in base a quello che lei mi ha scritto. Quindi vediamo cosa combiniamo. Prendo il correttore e vado a fare la mia cut crease. Quest'altezza sarebbe giusta. Vado a fare quest'altra e torno subito. Allora, dopo aver fatto la cut crease, lei mi dice che qui ho un poema, veramente quello che lei mi scrive. Devo prendere un celeste acqua marina. Quindi sono andata a controllare qual è il celeste e acqua marina. Lasciamo perdere. Io ho trovato questo perché deve essere glitterato, giusto? Mi aveva scritto celeste acqua glitter, sì. Cioè, io mi sono scritta qua tutto perché veramente io cioè non riesco. Mi ha scritto un sacco di cose. Io già ho la memoria di un criceto che perdo così. Comunque, lei mi ha detto che deve essere glitterato. Quindi ho questo qui della Ian e questo colore dovrebbe essere l'829. Aiuto. Lo devo mettere nella prima parte, quindi nella prima parte. Andiamo a prendere il pennello.
Dove sono gli altri? Ma perché mi perdo sempre i pennelli? Perché? Aiutatemi. Allora, io volevo un pennello piatto. Prenderò questo. Vediamo se viene bene perché sennò lo devo bagnare. Allora, andiamo a prendere il colore e lo mettiamo nella prima parte, quindi nel primo terzo, lei dice. E quindi è qui. Giusto? Giusto, Lizzy? Che te possino? Non so chi è, lasciamo perdere perché. Mi dispiace che ricevete, cioè che si sentono questi rumori, ma ho lasciato il computer acceso perché stavo guardando i video di Telegram per quanto riguarda alcune ricette. E quindi ho lasciato il computer acceso. Allora, per la prima parte l'azzurro. Quindi un terzo abbiamo detto acqua marina. Poi, nella seconda parte lei mi dice che devo mettere un verde erba chiaro. Cioè, considerate quante palette mi sta facendo utilizzare. Allora, come verde erba chiaro, io ho trovato questo qui che è di neve ed è pioggia acida. Io ho trovato solo questo come verde chiaro e quindi lo devo mettere nell'altra metà. Giusto? Andiamo a metterlo nell'altra metà, quindi al centro. Nel frattempo cercherò di sfumare ovviamente. E che bello questo colore! Che bello! Non mi ricordo di averlo utilizzato. Che carino! Quindi nella questa parte ancora dobbiamo fare tutto il resto. Ai 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 ai. Poi nell'ultima parte lei mi dice che deve essere un verde petrolio teal e io come verde petrolio shimmer ho questo qui che sarebbe mela stregata, se non mi sbaglio, aspettate che perché qua ho i nomi, vedete? E questo qui sì, è mela stregata. Quindi se volete replicare questo make-up mandatemi la foto su Instagram, sicuramente farete molta più figura di me. Questa, se non mi sbaglio, mi piace come colore. Ed è questo. Io ho trovato solo questo, ovviamente. Non è proprio verde, 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 però è un verde petrolio. E lo dovevo unire, era scritto. Sì, si deve sfumare alla fine. E direi che si sta sfumando benissimo. Mettiamo il colore. Ora direi di sistemare un po' il verde perché essendo anche al centro rischia di nascondersi. La stessa cosa da questo lato. Ok, direi anche di prendere un po'. Questo è il viola. Dov'era il viola? Volevo sistemare un pochettino con il viola scuro, proprio la riga qui, perché credo di essermi sbilanciata troppo.
Sicuramente chi avrà fatto questo make-up sarà super, ma super brava, perché devo dire che è molto carino come make-up. Però ovviamente io non sono una make-up artist, io, cioè, voi lo sapete. Quindi, ad esempio, ho capito che la sfumatura la devo fare un po' più alta, quindi un po' più alta, giusto? Poi datemi ovviamente dei consigli giù nei commenti, credo che la sfumatura debba essere un po' più alta, questa qua mia, per quanto riguarda il viola. Parlo. Scrivetemi un commento perché io adoro quando mi dite le cose, per me dovete essere sempre sinceri, ad esempio vedete Fabiana mi dice sempre, mi sprona a fare sempre di più, quindi... Se vedete qualcosa che non va in qualche trucco, scrivetemelo tranquilli perché io non me ne faccio problemi. Allora, poi lei dice che nel sott'occhio, come lo chiama Carmi Mew, devo mettere nell'angolo esterno fino a metà il verde petrolio e dalla prima metà il celeste acqua. Ah, ok. Quindi il verde petrolio. Lo devo mettere fino a metà. Qual era il colore? Questo. Questo. Aspettate che... No, vabbè. Prendo un altro pennellino perché erano dello stesso... Cioè... Non me li ricordo. Poi senza occhiali i colori li vedo male. Quindi il verde petrolio qui nella prima parte. Quindi niente viola, giusto? Comunque è strano vedere questi colori su di me. Mi è andato qualcosa nell'occhio. Non vi sto facendo l'occhiolino, eh? Diteci se vi piace questa challenge, che ovviamente la riproporremo, ovviamente cambiando i ruoli. Ah, se ti becco, Lizzy. Vabbè, lei non avrà problemi, nemmeno Betty, cioè l'unica che una ciofeca sono io. Allora, e ancora dobbiamo vedere cosa ha combinato. Per la base. Speriamo che non mi... Aiuto, l'occhio. Mi è entrato un po' un granello nell'occhio. Speriamo che non mi ha fatto fare una cosa esagerata. Mi è entrata un pochettino di polverina negli occhi. Poi abbiamo detto di mettere l'azzurrino, giusto? Azzurrino, acqua marina, che poi quel nome, azzurrino, acqua marina, tutti strani. Comunque non lo so se riesco a mettere le ciglia finte. Io ci provo, eh? Possiamo stare qua tutta la giornata, ma ci proverò perché io quando mi dicono di fare una cosa, se è tipo, non una scommessa, è giusto, però è una challenge, quindi ci metterò tutta me stessa a realizzarlo. Quindi l'azzurro qua davanti. Però non ha detto matita nera dentro l'occhio, questo non l'ha detto, giusto? Ora lo ascolterò di nuovo. Perché me l'ha mandati oggi. Ho ascoltato solo questo e vi giuro ho pensato, siccome era presto, sono le 3:30, ho detto guarda, lo facciamo oggi, ce lo faccio oggi di pomeriggio, perché sicuramente fino a stasera io sono seduta qua. Scusate se sarà lungo questo video.
Si vede che c'è il verde acquamarina e qua l'azzurro acquamarina. Io ho paura per quanto mi dice le labbra, sa che mi fa fare, cioè. Io dovevo ascoltare tutte e dovevo dire no, guarda Fabiana, oggi non mi sento bene, non li posso fare. Ok, per quanto riguarda gli occhi, direi che vanno bene così. Poi, cosa mi aveva scritto? Allora, poi mi aveva scritto un punto luce olografico e lei mi ha scritto quella di Kat Von D. Io sinceramente sono andata a controllare, ma io non ce l'ho questa di Kat Von D. Quindi ho pensato di prendere questa qui di... non mi ricordo del ragazzo come si chiama. Ah, Demti. E sinceramente uno dei colori che ci azzecca di più sarebbe questo, scusate la luce, sarebbe questo qui. Spero, che si avvicina, diciamo, al make-up. Io e la ricerca del pennello perduto. Allora, andiamo a vedere come sarà. Quindi lo mettiamo qua. Spero che ci assomiglia, perché io non ce l'ho proprio quello che lei ha nominato. Quindi non saprei. E sinceramente non mi ricordo nemmeno a che palettina fosse. Poi sono andata a controllare su YouTube, cioè su YouTube, su internet, ed è quella triangolare, io quella non ce l'ho. Ancora non amavo l'illuminante. Me la sono persa. Vabbè, però dai, direi che ci siamo come illuminante, cioè come punto luce. Ok, questo è il mio punto luce. Ora arriva la parte più dolente, che sono le ciglia finte. Allora, io ho preso queste due perché lei ha detto che devono essere abbastanza particolari. Io ho preso queste due. Queste e queste, ma credo che metterò queste qui che vedo che sono più semplici, ma ovviamente queste queste le metterò ovviamente off camera, perché sinceramente io sono molto molto negata e non voglio farvi stare qui ore e ore, perché passerà un bel po' prima che li riesco a mettere. Credo che siano uno per... cioè, devo prenderle così, giusto? Io non le ho mai messe. L'unica volta che ho indossato le ciglia finte è stato per un matrimonio e me le ha messe la mia parrucchiera. Quindi figuratevi voi come ho messo le ciglia finte. Va bene, utilizzerò la colla questa qui, spero che sia buona, di Essence. E quindi andremo a mettere queste sopracciglia. Se sopracciglia. Le ciglia finte. Allora, diciamo che sono riuscita a mettere le ciglia finte, ma non sono attaccate bene perché ho, diciamo, le due colle non sono buone, ma credo che sia io a non essere brava nel metterle. Però ci sono riuscita, devo ancora mettere il mascara, ma sto aspettando che si asciugano un pochettino e andiamo a sentire il secondo audio, poi metterò il... Si vede che qui non è attaccata bene. Vabbè, ascoltiamo il secondo audio, così io prendo appunti e continuiamo. Allora, dov'è? Questo è il primo. Audio 2, ok. Per quanto riguarda la base, invece, vedo che non è un full coverage il fondo che ha utilizzato, ha un effetto proprio second skin, quindi ti consiglierei un fondo abbastanza idratante, copertura media, che lascia vedere anche leggermente un po' di texture. Per quanto riguarda il contour, è un contour veramente molto leggero perché va leggermente a tirare fuori un po' lo zigomo, molto molto ben sfumato.
con una terra neutra, neutra, leggermente calda, famo neutra. Blush, indovina un po', malvarosato, sei contenta? Visto Fabiana tua te pensa. E invece come illuminante vai su una cosa proprio che c'è presente un faro nella nebbia. Ecco, una cosa del genere, quindi un illuminante chiarissimo, un bianco leggermente champagne che deve brillare come l'universo su zigomi, naso, leggermente sulla fronte, bene sull'arco di Cupido e sotto l'arco sopraccigliare, che proprio faccia un buco di luce. Allora, vado a prendere tutto quello che mi serve e torno dopo. Inizio a scrivermi qualche cosa perché già mi sono dimenticata. Io mi ricordo soltanto il punto luce. Quindi ci vediamo dopo. Allora, visto che mi ha detto che devo fare una base normale, non troppo coprente, quindi metterò il Face and Body della MAC. Ancora le sopracciglia, ce l'ho con le sopracciglia. Ancora le ciglia non si sono sistemate. Vabbè, dopo metterò come si chiama? Il mascara e quindi si sistemerà da solo, almeno spero. Mettiamo il fondotinta. Preferisco il Face and Body perché, essendo che non deve avere una coprenza molto pesante, inizio con questo. Allora, abbiamo detto un contouring leggero, quindi come facciamo il contouring con questo? E utilizzerò questo qui di Too Faced, il colore credo che sia ottimo per me. Sapete tutti che io ancora non sono brava a fare il contouring, infatti non lo vedete spesso nei miei video perché io voglio essere brava quando faccio una cosa perché non mi piace che poi si vedano tutte quelle macchie sul viso. No, assolutamente. Quindi un contouring leggero. Lo vorrei fare anche sul naso. Per farmi diventare il naso piccolino piccolino, ma credo che quelle siano qualcosa per quanto riguarda la chirurgia. Ma sinceramente, non, anche se avrei, diciamo, potuto, non l'avrei fatto perché. Allora, non è un naso, diciamo, di quelle stratosferici che io vedo, ovviamente ci sono delle persone che si fanno operare perché hanno dei nasi, il naso, diciamo, è molto prorompente e tutto, ma io al mio naso ci sono abituata, cioè, questo è il naso di Stefania. E quindi se farei un altro, un intervento non sarei Stefania, sarei una delle tante. E quindi me lo terrò, verrà con me. Vuol dire che la natura mi ha dato questo naso, me lo devo tenere. Allora, questo è per quanto riguarda il contouring. Oltre a questo, ancora non so fare. Quindi il blush abbiamo detto Malva, almeno questo, grazie. Utilizzerò questo qui di Kiko, che è questo. Vedete? Molto bello. E
voglio un pennello largo. Ah, vero, non me l'ha detto. Io stavo continuando, no, non me l'ha chiesto sul naso. Sono abituata ormai. Oddio. Oh. Ormai sono così abituata a metterlo anche sul naso che non ci ho fatto nemmeno caso. Allora, ha detto che dobbiamo fare anche un... dobbiamo mettere un illuminante. Io vediamo questo qui di Fenty, però prima... spruzzo un po' di... mamma mia, gli occhi, aspettate, vediamo se... ventaglio. Che profumo di cocco, bello. Allora, un pochettino si vedono le ciglia finte. Io sinceramente non ne trovo tanta differenza tra ciglia normale e ciglia finte. Sì, alcuni si vedono, cioè alcuni sì. Allora, metterò questo qui di Fenty, vediamo se, come dice lei, si deve notare da qualche parte. Quindi abbiamo detto zigomi. Ma si vede? Si vede un pochettino. O ci devo andare con un altro tipo di pennello? Quindi aveva detto illuminante, zigomi, messo, naso, credo che sia punta, no? Ho detto, non mi ricordo, comunque punta. Voglio provare un altro pennello. Certo, suicidiamo anche gli occhiali nel frattempo. Vediamo questo, lo voglio bagnare. Per vedere se mi dà più... sul naso. Dove ha detto poi? Zigomi, naso, fronte. Fronte dove? Qua credo, no? Molto spesso li vedo qua. Non è che mi piaccia molto, ma... poi... arco di Cupido. Quindi qua. E sotto... il sopracciglio. Si vede? Credo che sì. Ok, per quanto riguarda questo è finito. Poi andiamo, credo all'ultimo, erano tre se non mi sbaglio. Quindi ascoltiamo l'ultimo audio, quindi infatti è il terzo. Vediamo cosa dice la Lizzy. Ma veniamo alle labbra. Allora, anche qua abbiamo un rossetto sul freddo, è un rosa malva, un nude rosa malva chiarissimo, freddo. Labbra, ovviamente mi devi fare un po' di overline, tesoro, c'è presente Kylie Jenner, ecco, una cosa del genere, quindi un bel contorno super definito che ti faccia una bella boccuccia polposa. Il rossetto è matte e poi mi vai a picchiettare un illuminante champagne oro al centro delle labbra, sia sopra che sotto. Sotto me lo picchietti verso il bordo e anche sopra verso l'arco di Cupido, quindi proprio nel centro dove c'è la fessura delle labbra, no. E fissa bene, tesoro, mi raccomando. Divertite, te se ama. Te se ama, te possino, no? Te se ama. Allora, color malva. Quindi devo andare alla ricerca della matita, rossetto e torno subito.
Allora, facciamo le labbra, in caso se non si vede che mi abbasso e tutto, lo metterò alla fine, diciamo, quando metterò il rossetto. Come rossetto metterò questo di Maybelline. Leggermente più chiaro della matita. Color nude. Poi di picchiettare un illuminante, quindi posso utilizzare anche lo stesso illuminante della palettina. Le aveva detto. Mi sono dimenticata cosa aveva detto. Allora, Ma veniamo alle labbra. ascolto di nuovo perché. Allora, anche qua abbiamo un rossetto sul freddo. È un rosa malva, un nude rosa malva chiarissimo, freddo. Labbra, ovviamente mi devi fare un po' di overline, tesoro. C'è presente Kylie Jenner? Ecco, una cosa del genere. Quindi un bel contorno super definito che ti faccia una bella boccuccia polposa. Il rossetto è matte e poi mi vai a picchiettare un illuminante champagne oro Questo. al centro delle labbra, sia sopra che sotto. Sotto me lo picchietti verso il bordo e anche sopra verso l'arco di Cupido, quindi proprio nel centro dove c'è la fessura delle labbra, no. E fissa bene, tesoro, mi raccomando. Divertite, te se ama. Allora, adesso dobbiamo mandare l'audio alla Lizzy e farci mandare la fotografia perché ovviamente dobbiamo sapere qual è la foto, quindi se ho indovinato oppure no. Ciao Fabi, ho finito di fare il video, ho messo tutto, ho messo anche le ciglia finte, ma le ho messe malissimo, ma quindi te ne accorgerai subito. E se mi mandi la foto, io la metto direttamente qui sul video e niente, poi ti manderò la foto del risultato finale. Tu siediti, prenditi la camomilla anche e poi ti manderò la foto. Quindi aspetto la tua foto, così finisco il video, ok? Ciao ciao. No. Allora, questo, non so se si vede, allora questo è il make-up che ha detto Fabiano, ovviamente tutto il contrario. Vabbè, non ci assomiglia per niente. Scusate, ma c'è la mia amica che sta mandando i messaggi. Comunque, molto molto bello. No, non avevo questi colori, sinceramente. Io sono andata in base a quello che lei ha detto. Però è stato bellissimo, molto molto bello. Cioè, guardate che differenza tra un audio vocale nella spiegazione di un make-up. Bellissimo, bellissimo veramente. Io sono rimasta molto molto contenta, sinceramente, perché ho provato a fare delle cose molto particolari. Per quanto riguarda le ciglia finte, cioè, vi chiedo scusa, ma non riesco assolutamente. È una cosa che non ce la faccio. Niente, che dirvi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente andiamo subito a vedere cosa ha combinato sia Fabiana che Betty. Io sono molto curiosa perché a Betty ho mandato l'audio io, quindi sono molto molto curiosa. E che dirvi, se vi è piaciuto, possiamo anche replicare questa challenge, ovviamente cambiando i ruoli. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't make